Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Oggi ci sentiamo un pochino a disagio a parlare di IMU e di tassazione alle persone oneste che lavorano e in questo momento si fanno un mazzo per riuscire a sopravvivere, non a guadagnare, a sopravvivere. Tutti gli attori coinvolti nella vicenda IMU stanno duramente criticando l'operato del governo, i cittadini, i comuni, le associazioni di categoria, i proprietari degli immobili e gli affittuari. Sull'IMU il provvedimento stabilisce la celere compensazione a favore dei comuni per la soppressione della seconda rata sulle prime case. Lo stanziamento coprirà il 60% degli aumenti previsti dai comuni, mentre il 40% verrà pagato dai cittadini. Alcuni anche l'altro giorno mi chiamavano e mi dicevano la mini IMU che cosa devo pagare? Non si sa ancora, perché alcuni comuni praticamente non lo sanno ancora. Noi siamo favorevoli alla soppressione dell'IMU, ma con un metodo univoco, non con questi metodi dove non si capisce niente. Sono mesi che non si capisce niente. E se non lo capiamo noi che siamo in quest'aula, lei pensi i cittadini italiani. Inserita dai vostri amici nel 2011, avversata da noi per primi nel 2012, rinnegata nel 2013 e stravolta negli ultimi sei mesi. A maggio ne avete promesso la soppressione. Ad agosto avete fatto un decreto per il rimborso della rata di giugno, lasciando nel limbo la valutazione per la soppressione della rata di dicembre. Alla fine avete valutato di far pagare il 40% dell'aumento delle imposte ai contribuenti. Avete preso in giro i cittadini, cari signori, fino a dicembre del 2011, quando nel decreto assurdamente chiamato Salva Italia, un nome e una garanzia, avete introdotto questa imposta iniqua ed ingiusta, a carico dei cittadini che con fatiche e grandi rinunce hanno deciso di fare una casa con soldi di lavoro tassato, mutui tassati, facendo girare l'economia sulla quale voi poi conteggiate le vostre entrate finanziarie. IMU, TARES, STARI, TASI, TRISE e ora IUC. Tutte tasse vessatorie spacciate come locali che hanno impoverito famiglie e messo in ginocchio imprese, create dal governo Monti ma rilanciate sotto finti nomi da questo governo con un duplice scopo. Primo, ingrassare le casse ingorde dello Stato centrale. Secondo, attribuire la responsabilità dell'inasprimento della pressione fiscale agli enti locali e dunque al federalismo fiscale. Un vero e proprio inganno che la Lega denuncia. Più tasse per tutti. Il governo è un totale fallimento e ha perso la credibilità del Paese. Grazie. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.